L'hai già fatta partire? Sì, la mia. Sì. Oh. Abbiamo detto. Abbiamo detto. Esatto. Abbiamo detto. Sì, mi sembra a posto. You're practically gay. Uno, due, tre. Avete voglia di criminare con lui? Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone da Eric e da tutto il suo team. Eccoci qui, il campo sempre Danger Zone, uno dei primi game Deathmatch, e quindi sarà molto semplice. Sarà uno di quei giochi in cui abbiamo fatto abbastanza bene, ma potevamo fare decisamente meglio. E, come avrete capito dal titolo, abbiamo pagato caro un errore fatto più in seguito nel gioco. Rush iniziale, vogliamo stabilire la prima posizione all'autobus. Will si sposta a sinistra col G36. Io mi sposto sulla destra, avanzando nel bosco. L'arma da me scelta è FAMAS della Cybergun. Joe mi segue poco dietro, con la sua arma lunga, una derivazione di AR di cui sinceramente non mi ricordo il modello, quindi se volete chiedeteglielo nei commenti. E Will, che prima è rimasto un po' indietro, scatta per avanzare verso quella che prima era la Kill House, e adesso è sempre la Kill House, ma decisamente più ridimensionata come struttura. E vi prego di notare il suo foregrip angolato sul lato. No. Io, dopo aver fatto un po' di attesa nascosto tra le fronde, in attesa che si stabilisse la situazione nell'autobus, vedo arrivare altra gente e così decido di avanzare pure io per prendere questa posizione decisamente difendibile che ci permette di mantenere il centro del campo. Ok, io tengo questa zona qua. Ale, tieniti il lato esterno qui. Ok, io tengo la zona qui. Col fronte avanti stabile, anche Joe e Will avanzano. Will più sulla sinistra dell'autobus, Joe più sulla destra, prendendo il boschetto che io avevo appena abbandonato. Non appena raggiunge l'autobus, però, da un tiro incrociato decisamente preciso attraverso le finestre, arriva un colpo ben preciso e Joe è fuori dai giochi. Prendetevi la vecchia Kill House. Sì, la vecchia, sì, vai. Occhio al criminale. Proviamo a tenere la Kill House. Il piano per ora sarà quello di mantenere la difesa all'autobus e spingere dal lato sinistro, quindi Kill House, la struttura dell più avanti e infine raggiungere quello che chiamiamo sempre il ferro di cavallo. Sì, 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 l'ho visto. Ah, quella a sinistra, il ferro di cavallo. Comincia a ingaggiare. No, qua sono fuori. Intanto dall'autobus io e il mio compagno di squadra, stando attenti a ingaggiare su di tiro incrociate rimanendo riparati dal plexiglass, ingaggiamo su avversari in punti diversi, cercando di fare fuoco di saturazione, bloccando le loro posizioni e permettendo così a Will e ai suoi compagni di squadra sulla sinistra di poter fare movimento e assicurarsi la posizione della Kill House per poi poter avanzare. Barocco Ale che tiene, è lui che fa tiro incrociato. Ok, preso uno in fondo. Come abbiamo sentito dalla prospettiva di Will, per il momento è bloccato da un po' di tiro che lo tiene bloccato appunto fermo nella sua posizione impedendogli di avanzare. Sarà compito nostro da qui
cercare di tentare un po' di pulizia e poi andare a dare il supporto. Riesco ad avanzare fino alla casa di fronte. Io? Sì, no, lui. Facci la staffetta che io non la arrabbio come uno scemo. Qua non li vedo. Non so, però il bar da qua c'è solo una porta aperta e non c'è nessuno. No, neanche io. Non so, di là come siamo messi? All'autobus. L'autobus c'è Eric. E basta? Va bene, Giorgio, fa una cosa, prova a vedere se si riesce a sfondare un po' di qua. Dai solo un'occhiata per ora. Proviamo ad andare al centro, tu mantieni l'autobus. Alla fine, una volta visto che la posizione sembra un pochino più calma, decido di provare a vedere se si riesce ad avanzare al centro. Arrivano a destra. La risposta è decisamente negativa quando vedo parecchi nemici che prendono posizione dal lato in cui volevo cercare di guadagnare qualche metro. E uno sta sparando di là. Sì, no, ma abbiamo dei ragazzi all'auto. Okay. Giorgio, casa di fronte qui, subito attaccata, riesci a far fuori? E anche Will sul suo lato ha sempre il suo bel da fare. E a sinistra abbiamo gente. Ale, vieni qua. Tienimi casetta, io ingaggio al centro. Non avanziamo, eh. Devi solo colpire. Ok, a sinistra hanno fatto fuori col trompe alle palle. Allora, tieni lì. Ci sei ancora? Io provo a spostarmi a sinistra e vedo la situazione. Alla fine, quando tutto sembra un po' stabilizzato, decido di muovermi e andare a cercare di dare una mano a Will, perché sembra che di qui a poco si possa tentare un'avanzata dal suo lato. Di là, occhio di là. Occhio, qui di fronte ne abbiamo uno. Qui di fronte. Ah no, è Giorgio. Oh, uno è di là, un altro è di là e di qui, nella casa qui di fronte c'è Giorgio. Proviamo? Vai. A destra, coppia a destra che andiamo. Vai. Di qua. Andiamo. Vai. Coppia a destra. Vai. Ok. Ne abbiamo uno di là. Uno di là. Scuola anche, occhio. Non l'ho preso però. Abbiamo gente giù. E di qui a poco l'errore che ci costerà caro. State attenti a quello che ci diciamo io e Will. Will? Raggiungimi e andiamo al ferro. Ci infiliamo alla C. Rischiamo però lo facciamo. Vai. Stiamo decidendo le zone di copertura. Io gli dico destra mia. Il problema è che lui stava tenendo d'occhio anche il compagno su crinale. Ha capito che la destra sarebbe stata la mia destra da coprire. Così lui copre la destra, che coprivo anch'io, mentre il centro rimane sguarnito. Vediamo dalla mia prospettiva. Tua o destra mia? Vai. Destra tua? Sì, destra mia. Ok, vediamo. Will. E con la mia eliminazione ci rimane più avanti soltanto Will dei nostri. Thank you.
vedo. Adesso appena mette fuori il muso di là o di qua. Ce n'è uno anche dietro la macchina dall'altra parte. Preso. Non so se vale sotto le macchine, non mi ricordo, però... E mentre ingaggia con un avversario dietro a un'autovettura, gli arriva un colpo che in realtà non è regolare perché da sotto le auto non vale. Però nel dubbio esce lo stesso e finisce così anche questo nostro episodio. Sotto le macchine vale, sì. Ah no? Ah vabbè, fa niente. Come sempre, se il video vi ha fatto piacere non dimenticate di lasciarci un bel pollice in su e di iscrivervi al nostro canale se volete restare sempre aggiornati. Veniteci anche a trovare su Facebook e su Instagram per tanti altri contenuti. Da Eric e tutto il suo team un salutone e ci vediamo alla prossima.